Bella, regà. Come va? T'a posto? Tappo. Che se dice? Te che dici? Abbisci. T'ha smontito la ricornici. Oh, 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 oh. Vabbè, siamo tornati con un nuovo episodio di Inse. In segreto. Siamo qui oggi con In segreto che torna dopo tanto tempo, dopo una settimana. Siamo qui per leggere i segreti. Che segreti leggeremo? Leggeremo i segreti più segreti, ma anche quelli un po' meno segreti. Ma soprattutto i vostri segreti. Non ho capito che cosa lui voglio dire, sinceramente. Allora, adesso noi cerchiamo Grananas. Ah, c'è un solo segreto sul Grananas. Ma siete così merde. Comunque, uomo di 31 anni. Il mio segreto è che da piccolo ho avuto quasi la meningite. Avevo la febbre a 41. Deliravo e sognavo le galline che mi beccavano. Da quel giorno ho paura delle galline e i Grananas. Va bene. Così a caso. Ok. Ho lasciato la mia ragazza perché era incinta. Non sono uno stronzo, ma non me l'aveva data ancora. Vabbè, là è stronza lei. Sì. Cioè, fatto bene, zi, che te devo dire. Una mia amica il giorno del funerale dei suoi genitori mi raccontò che erano dei genitori fantastici e che a noi non ce ne frega un cazzo. Cerco una donna che sia una compagna di vita, ma a quanto pare oggi tutti si basano sulle sole apparenze. Vabbè, giusto pure così. Certo, e non guardano i contenuti di una persona perché sono di poca qualità oppure perché fanno i gameplay. Speccato. Peccato, perché al di là delle apparenze c'è sempre un piccolo mondo da scoprire dentro di noi. Leggiamo questa cosa, leggiamo i segreti mischiati. No, lasciate. Due mesi fa ho salvato la ragazza di uno youtuber molto famoso. Quando è morta mia nonna, mi sono rimasti. Non le davo più attenzioni che ora. Ho i denti un po' brutti, un po' gialli, ma io prima di cagare metto sempre qualche strato di carta igienica. È giusto. È un segreto proprio, cioè, forse è più interessante di tutti i segreti presi singolarmente, però. Allora, no, è figo. Sono la ragazza di uno youtuber molto famoso e con un fandom molto attaccato a lui. Nessuno però sa della nostra relazione perché ho paura che i suoi fan mi vengano a minacciare. Quelle ragazze sono davvero pazze. Cazzo, quando capirete che è una persona normale e da una vita privata anche lui. Che potrà essere questo? 17 anni, quindi è uno youtuber un po' giovane. Cioè, che poi siamo tutti giovani, sì. 17 anni. Ho pensato subito ai Krugels, non so perché. Perché hanno il fandom così che... Oddio, ma però non lo so, non lo so, diteci qui sotto chi potrebbe essere questo youtuber. Prima di cagare metto sempre qualche strato di carta igienica sopra perché mi fa schifo che l'acqua d'accesso mi tocchi il culo. Beh, non è proprio una cosa brutta questa, cioè, giusta. Io non la faccio, però è brutto quando fai plof e esce il fungo dall'acqua. Che schifo. Che schifo. Che te bagna. Che schifo. Poi magari, cioè, hai pisciato prima, quindi... Se mi schiavi e quindi ti arrivavi. Dai, da per favore, dai. Cioè, può succedere. Sì, spero che non... Vai. Una sera sono andato ad una festa e ho incontrato due ragazze carine ad un tavolo. Essendo palesemente ubriaco, ci provai con una delle due e me la limonai mezz'ora. Il segreto. Il giorno dopo la scuola ho scoperto che era mia cugina e lei mi ha chiesto di rifarlo. Che cazzo vuol dire? Non sai che era di avere una cugina? Cioè, no, era molto ubriaco. Ah, quindi non... Io non credo... Non ha realizzato. Io non credo di essere così tanto ubriaco da non capire manco che quella è mia cugina. No, cioè, certo. No. Fidatevi, sono stato ubriaco. Mio padre si fuma le canne. E mia madre si fa le pere. E mi è tranquilla, E molto spesso viene a prendere me e i miei amici sballato marcio. Pochi giorni fa insisteva dicendo che era in corso un terremoto e che il benzinaio si sta muovendo troppo. Le mie amiche, sconcertate da ciò che avevano sentito, ora non accettano più passaggi da me. Grazie papà, me li aveva dai coglioni finalmente. Ma lo bacio, tutti fermi, tutto tranquillo. Scende se mette sotto la macchina. Guarda, pensi dai nomi di quanto si sta muovendo. Oddio. Tutti sotto la macchina. Stava per accadere la mia prima volta con lui quando di colpo mi viene un singhiozzo così forte che sbatto indietro la testa contro il muro e svengo. Mi sono risvegliata in ospedale con mia madre che mi chiedeva cosa stessi facendo. Cosa Madonna stessimo mia, facendo, cioè... porca troia. Ok, cioè, un singhiozzo così forte, come cazzo hai fatto? No, non ha senso, cioè, non è umanamente impossibile. Cioè, se te viene, cioè, ma tu immagina, questa qui andava a finire su mille modi per morire, se moriva. Se ti immagini, cioè, stanno per avere la loro prima relazione. Ma a un certo punto un singhiozzo. Vivo da solo in un appartamento fuori Milano. Dalla mia finestra vedo le prostitute trans che battono. Cioè, vanno pam pam, apriteci. Siccome ieri la notte di Natale non c'era nessuno che poteva vedermi, ne ho prese due e le ho pagate per stare con me tutta la notte. Il segreto è che all'inizio volevo scoparmene, ma alla fine ho preferito trattarle come in Pretty Woman, regalandogli una notte tranquilla. Per un trans alla fine, sì. Invece che tu detto, no cazzo, mi sono sbagliato. Loro hanno detto, guarda bello che non facciamo rimborsi qua. Sì, e quindi ho detto, vabbè, chiacchieriamo. Faccio il liceo classico, sembra a tutti un bravo ragazzo, studioso e per bene. Il segreto è che non è così. Esco con un gruppo di amici gay e ci scopriamo tutti i giorni. Mia mamma è contenta che esca perché anche lei pensa che non abbia una vita sociale. Lo so che non bisogna avere questi propositi e anche un po' di questo razzismo.
Però per me la mia fidanzata ideale dovrebbe essere bella, simpatica e le sue caratteri, benestante, ma soprattutto italiana. Se qualcuno scoprisse questa cosa mi darebbe del razzista a vita, però per me è così. E vabbè, oh, abbiamo un piccolo Salvini, probabilmente è il figlio di Salvini. Okay, dopo la figlia di Enrico Papi abbiamo anche il figlio di Salvini. Cioè, sono ossessionato al sesso, gli diamo il tuo numero? Gli diamo il mio che non ho un telefono, vai. Ok, ogni giorno mi masturbo e quando posso faccio sesso. E ci sto, tra quelli che fanno bordello e a faccia piena fanno sesso. Perché tra questi io so tutto quello, tutto quello. De tutto proprio lui. Grandi Flaminio Mafia. Mamma vorrei fare altro che briga. Vorrei farlo molto più spesso, ma non mi va di ossessionare un ragazzo ogni giorno. Perché io non voglio apparire disperato o molesta, mi fate troppe pipe mentali, ragazze. Non ho ancora incontrato chi saprebbe tenermi testa. Ce ne sarebbero molti, comunque. Sì, guarda. Sono diverso dagli altri. Sono aperto culturalmente a tutto. Studio, non fumo, non bevo, non sono un morto di figa, non vivo, non seguo particolari mode. Quello che mi piace metto, leggo e non uso volgarità, ma la gente non fa altro che prendermi per il culo e ignorarmi. Mazza, che interpretazione, ragazzi. Hai detto che volevi fare regista, no, attore? Io faccio regista attore, sono Muccino. Sì. O Stallone. Beh, Stallone in altri contesti. No, mamma mia, scontata. Comunque, ragazzi, questo per oggi era l'ultimo segreto. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto, lasciate un dislike a Flax. Detto questo, giusto. Detto questo, noi ci becchiamo al prossimo video. Niente, scriveteci qua sotto qual era secondo voi lo youtuber, qual era cosa ne pensate. Scrivete cose, scrivete proprio. Guarda, mo scrivono cose. Beh, almeno lo scrivono prima. Comunque, noi ci becchiamo al prossimo video. De grazie è tutto. Ciao. Bella.